Quindi se dall'altro abbiamo parlato di del motore delle vesti organiche, adesso vediamo un po' come fare per sviluppare gli organi del momento, che non sono altri che muscoli, tendini. E allora andiamo un attimino. Sicuramente adesso vi dirò cose molto ovvie per voi, quindi non aspettate niente di nuovo. Quindi vediamo quali sono poi i mezzi per sviluppare la forza in età giovanile, forse quelli che ci darete più a noi, visto che poi più o meno la maggior parte state nella scuola o aspirate di stare nella scuola. Quindi un apparato muscolare efficiente, questa è una diapositiva che avevo preparato per altri corsi della FINAL, per i corsi istruttori. Quindi è l'obiettivo da centrare nel giovane mezzofondista, quindi si parlava di mezzofondo, quindi oltre a parlare di altre cose bisogna parlare anche dell'efficienza muscolare. Quindi lo sviluppo della forza inizialmente sarà completamente di altre capacità fisiche, quella di velocità, destrezza, eccetera. Quindi in età giovanile si svilupperà attraverso il preatletismo generale, quindi non abbiamo bisogno di niente di attrezzatura, ma solo il nostro corpo. Oddio, questo potrebbe essere offensivo, di elencare quali sono i muscoli e i gruppi muscolari da poter allenare, il gastrocnemio, il psoriasi, il quadricipite, il disco crurale, il glutei, il dominante, il dorsale. Vabbè, andiamo avanti, andiamo veloce, non è il caso di fermarci su questo. Vediamo quali sono queste esercitazioni di preatletica generale. Quindi in questa famiglia di preatletica sono tutte quelle forme di movimento che servono per costruire muscolarmente il giovane in modo che in seguito sarà facilitato nella specialità che andrà per precedere. Perché non dimentichiamo che non si nasce, poi lo vedremo, non si nasce mezzofondisti, si nasce fondamentalmente corridori. Poi può avere evoluzione verso, verso anche prove veloci che oppure dei resistenti. Perché se noi partiamo da loro, che il ragazzino a 11-12 anni già lo etichettiamo come mezzofondista, forse è l'errore più grande che possiamo fare. Poi su quello ci vorrei fermare un po' di più. Ecco, l'obiettivo principale del pratismo generale è quello di costruire integralmente l'atleta, ma abilitarlo più che altro a sviluppare la forza in senso veloce. Beh, sappiamo che gli esercizi vanno eseguiti a carica naturale e vi dice, in seguito poi si possono fare più ripetizioni anche per incidere sulla resistenza. Ora parliamo un po' del circuit training, esercizio. Quindi un utile metodo per sviluppo della forza è l'allenamento in circuito o circuit training. Sono altro che serie, una serie di esercizi chiamati stazioni collegati tra di loro e fatti in successione. Quindi sono altro che momenti di lavoro che noi chiameremo stazioni alternate a pause di recupero. Poi vedremo queste pause di recupero comunque possono essere fatte. A seconda dell'esecuzione possiamo dividere questi circuiti in circuiti estensivi, che sono altro che un circuito in cui ci sono dei tempi di lavoro, e un tempo di lavoro relativamente lungo, ma di conseguenza di moderata intensità, nel senso che vorremmo fare molti circuiti per 10-12 minuti, quindi in tutto ci dovrebbe durare anche un bel po'. Quindi lo equipariamo un po' alla corsa continua, un esercizio di corsa continua, invece di essere corsa sono serie di esercizi collegati l'uno all'altro. Naturalmente l'intensità non deve essere eccessiva, altrimenti non avremo la presa poi di continuare a fare, e intervallati da pause di recupero. Naturalmente le pulsazioni non saranno elevate, per il motivo che dicevamo prima, e serve per migliorare l'efficienza
sia muscolare ma anche cardiocircolatoria, che è il sistema che interessa al metabolismo. C'è quello intensivo, prima abbiamo chiamato estensivo e intensivo, le parole stesse già ci hanno fatto capire. In questo caso le fasi di lavoro sono più intense e quindi di conseguenza si lavora a più alta intensità, ma il recupero di conseguenza dovrà essere maggiore. Anche qui il battito cardiaco si eleva abbastanza per arrivare a 170, 180, 190 pulsazioni. E serve, oltre a preparare la muscolatura, anche abituare il futuro atleta al tipo di sforzo che poi troverà in gara. Vediamo quello che noi chiamiamo modificato, quello che poi è quello più usato in pratica. Perché la modifica consiste nel sostituire le pause di recupero, che normalmente era da fermo, in contratti di corsa. Quindi alterniamo serie di esercitazioni collegate una con l'altra dal tratto di corsa. Quindi diventa più specifico per un corridore. Vogliamo passare a vedere un po' quali sono gli esercizi che normalmente possiamo utilizzare? Vede che sono molto molto elementari. Esercizi per il rafforzamento del tricipite isolato, i famosi molleggi. Questo spero che non sia offensivo per voi se vi faccio vedere queste cose. Lo stesso esercizio è fatto su un solo piede, saltelli a gamba tesa su un piede, sono tutto esercizi che andiamo a stimolare la muscolatura del tricipite isolato. I vari saltellini tra gli ostacolini bassi, il doppio impulso o lo skip ritmo, ognuno può lo chiamare in certo modo, sono tutte sensazioni che andiamo a stimolare per il gruppo particolare muscolare. Per il quadricipite cosa potremmo fare? Lo step, la premessa, questa è una sensazione che non siamo con i giovani. Adesso, prima abbiamo parlato di quello che succedeva con gli adulti, la teoria, adesso la pratica, torniamo a terra, lavoriamo con i piccolini, fare lo step. Tutti noi possiamo trovare un rialzo con cui farlo. Se si ha la fortuna di avere il gradone dello stadio, si possono usare i gradoni dello stadio, quindi c'è possibilità di maggior impegno. Piegamenti sulle gambe. Qua però c'è un... Su questo insegno, guardate un po', è giusto che sia questo, no? La raccomandazione è quella di non arrivare alla massima chiusura, perché potrebbe esserci dei problemi nell'articolazione. Quindi dovremmo fermarci almeno all'orizzontale. Diciamo, questo come disegno è fatto male, ma ho trovato questo dovere, però anche la raccomandazione è quella, poi lo dico anche sotto questo di non arrivare alla massima chiusura per una persona di precauzione. Serve per quadricipite l'eventuale camminata della cosa, in questo caso no, però sono anche altri muscoli che mi chiudi. Gli affondi hanno le andature complicate. Anche qui il squat jump. Naturalmente anche qui la stessa raccomandazione, non arrivare alla massima chiusura, ma quella almeno di arrivare all'orizzontale con voce. Il gas alternato con basso, tutte cose che avete fatto per i glutei. Poi c'è l'imbarazzo della scelta. Per salvaguardare eventualmente la schiena si possono fare appoggiati col corpo appoggiato da qualche parte, potrebbe essere la sala, qualcosa, qualche tavolino, abbiamo usato pure noi, gli addominali classici, sono l'unica vostra raccomandazione che possiamo, ci segniamo di dire, è quella di evitare di fare gli addominali con le gambe distese, perché sappiamo cosa succede. Avendo le gambe distese c'è
l'altra versione del bacino, e quindi conviene farli a gambe piegate in modo che si riporta alla stessa linearità del bacino. Che qualche volta ancora si vede qualcuno che ha gambe distese, o quelli scompaiono sopra che lo spingono a gambe distese, quella è